Amici miei, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi studiamo insieme un brano fantastico. Ragazzi, io ogni volta che lo ascolto mi emoziono e sono sicuro che lo stesso effetto farà anche a voi. Ovviamente sto parlando della fine. Ragazzi, questo brano è una poesia. Prima di cominciare questo tutorial, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube. Fatelo adesso, in questo preciso istante, così ragazzi sarete sempre aggiornati su tutto. Anzi, se attivate la campanellina vi arriva proprio la notifica che vi avvisa. Per eseguire il brano oggi utilizzeremo il capotasto mobile al quarto tasto della chitarra. Mi minore, anulare e medio, entrambe al secondo tasto ma della quarta e quinta corda. Do maggiore, indice al primo tasto della seconda corda, medio al secondo tasto della quarta corda e anulare al terzo tasto della quinta corda. Da qui semplicemente portiamo l'anulare al secondo tasto della terza corda per ottenere il La minore. Sol maggiore, anulare e medio, entrambe al terzo tasto ma della prima e sesta corda, indice al secondo tasto della quinta corda. Re maggiore, medio e indice, entrambe al secondo tasto ma della prima e terza corda, anulare al terzo tasto della seconda corda. Si minore, barré con l'indice al secondo tasto, medio al terzo tasto della seconda corda, mignolo e anulare, entrambe al quarto tasto ma della terza e quarta corda. Se questo accordo vi risulta difficile per il barré, potete evitare di farlo e con l'indice suonate solamente il secondo tasto della prima corda, ma in questo caso con la mano destra dovrete suonare dalla quarta corda in giù. Per quanto riguarda il ritmo della mano destra, vi insegno un pattern che potete utilizzare, diciamo, come riferimento. Allora dovete pensarlo in quattro pulsazioni. 1, 2, 3 e 4. Sulla prima, seconda e terza pulsazione suonate una pennata verso giù. Sull'ultima pulsazione la pennata verso giù la fate a vuoto, mentre suonate la pennata verso su. 1, 1, 1, a vuoto e suono. 1, 1, 1, a vuoto e suono. Allora ragazzi, tranquilli, dopo vi farò vedere nel dettaglio tutti i giri di accordi del brano e quant'altro. Però adesso vi spiego un attimo la struttura. Questo brano ha una struttura particolare perché comincia con un intro, il quale ha un giro di accordi che chiameremo giro 1. Poi comincia il brano vero e proprio con un altro giro di accordi che chiameremo giro 2. Lo fa solamente una volta, dopodiché il brano da quel momento in poi va avanti con un altro giro che chiameremo giro 3. Quindi praticamente in tutto ha tre giri di accordi. Il giro 1 è così: Mi minore, Si minore, Do maggiore, Re maggiore. Giro 2: Mi minore, Si minore, La minore, Do maggiore e Re maggiore. Giro 3: Sol maggiore, Mi minore, La minore, Do maggiore e Re maggiore. Chiedo scusa a chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia, in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incazzato. E sempre incazzato fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. E come ogni volta ad aspettare fare mille fine. Con il tuo nome in mano e su di te per film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so nessuno e mi spavento a scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita. Posso rifarlo, raccontarlo, è una gran fatica. Vorrei che fosse oggi, un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani, perché sarà migliore.
Bene, per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like gigantesco e come al solito scrivetemi qui sotto nei commenti quali sono altri brani che volete imparare. Come sempre vi ringrazio tantissimo per la visione. Cosa importantissima, condividete il video, perché attraverso le vostre condivisioni il mio canale YouTube può crescere e questo mi permette di continuare a portare tutti i contenuti che sto portando. Ma regà, ho detto tutto. Ci vediamo al prossimo video.